Buongiorno, buonasera, moto estate. Ci troviamo sul circuito Riccardo Paletti di Varano de Melegari, dove sta per aver luogo il quarto round dei trofei Wheel Up Moto Estate 2016. Qui in cabina di commento con voi, come di consuetudine, Alberto Fontana, speaker ufficiale del portale racebooking.net, e un ospite d'eccezione per questa gara. Infatti il nostro solito commento tecnico sarà impegnato nel CIV e abbiamo qui con noi a commentare Fabrizio Perotti. Ciao a tutti, ciao Alberto, gli ho rubato il posto, hai visto? Esatto. Fabri, che cosa fai in quest'anno, in brevissimo? Un campionato spagnolo superbike con la Kawasaki e poi sempre istruttore riding school. Ottimo, ottimo, quindi è davvero un immenso piacere averti qui con noi per commentare le gare di questo quarto round di campionato. Un round molto speciale in quanto alcune categorie oggi disputeranno gara doppia. Questo perché i trofei moto estate sono su 5 tappe ma su 6 gare complessive. Sarà molto importante oggi totalizzare un gran numero di punti, infatti lo sai bene anche tu quanto possa essere importante una gara doppia in un weekend. Assolutamente, importante anche amministrare, ormai il campionato sta per arrivare verso la fine, quindi bisogna veramente fare i calcoli con i punti. Un weekend che è stato funestato dalle condizioni meteo incerte fino al giorno prima della gara, poi un sole splendente ha deciso di baciare l'autodromo sotto un'aria abbastanza fresca, le temperature non sono altissime, si sta intorno ai 28-30 gradi, condizioni quasi ideali per disputare queste gare. Adesso andiamo a vedere come di consuetudine la nostra sigla e dopodiché torniamo qui pronti per commentare le gare di questo round. Ed eccoci di nuovo tornati col collegamento qui sul circuito di Varano, dove stiamo per assistere alla gara della Moto Estate Naked, categoria con un nome parlante, infatti già il nome dice tutto, moto di tipologia naked con cilindrata variabile. Infatti possiamo vedere varie tipologie di cilindrata, non esistono sottocategorie per le cilindrate, ma esiste un'unica sottocategoria, ovvero quella della over 45, per tutti i piloti al di sopra dei 45 anni. La naked è una di quelle categorie che oggi disputerà gara doppia, quindi stiamo per assistere alla prima manche di questa giornata. Andiamo subito a vedere i partenti che oggi si sfideranno sul circuito di Varano con la pole position di Nicola Ruggero, l'attuale leader di campionato che corre a bordo di MV Agusta del team G Motorsport, che è riuscito a fregare Rodolfo Gaggiolo mettendosi davanti a lui per ben mezzo secondo, quindi una qualifica che sin da subito ha visto il dominio di Nicola Ruggero. Sì, sta andando veramente forte, 1.11 con una moto, diciamo, naked, è un tempo assolutamente rilevante, e Gaggiolo ha circa mezzo secondo da lui con 12.3, anche un gran tempo, poi un po' più staccati tutti gli altri. Infatti Walter Bruno che chiude la prima fila con la sua terza posizione, pilota del team Speedy Bike di Alberto Corradini, ha girato in 1.13.9, ormai una storia già vista in questo campionato, ovvero i primi due, Ruggero e Gaggiolo, che se ne vanno in solitaria e tutti gli altri poi a scannarsi per la terza posizione. Ricordiamo che Ruggero è l'attuale leader del campionato e guida con solo 5 punti di vantaggio su Gaggiolo, quindi qualora Gaggiolo riuscisse a vincere la gara davanti a Ruggero, pareggerebbe i conti quando siamo esattamente a metà del campionato. Quarta posizione per l'altro pilota del team G Motorsport, Christian Battini, 1.13.9, 30 millesimi di distacco da Walter Bruno, seguito poi da Papa Gelsomino con la sua Aprilia tuono, nerissima come la notte, come il corvo, come la pece, numero 78, che parte dalla quinta posizione col tempo di 1.14.377. Gelsomino, Papa, è uno di quei piloti che si stanno giocando la terza posizione di campionato, che attualmente è nelle mani di Walter Bruno. In sesta posizione troviamo poi Roberto Fincato, che precede Filippo Marchesi, Pier Giacomo Vitali, mentre in nona posizione, che chiude la terza fila di questo schieramento, Stefano Righi a bordo della sua Triumph brandizzata NGM. Sono tanti piloti che vediamo in questo trofeo prepararsi le moto come quelle del motomondiale, ed è molto bello vedere anche la passione che ci mettono proprio nel preparare le loro moto nel migliore dei modi, non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista estetico.
Il caldo che vedete salire dall'asfalto è poco rispetto alle scorse gare, lo dimostra infatti questa immagine dalla ripresa dal fondo del rettilineo del circuito di Varano, e questo vi fa capire come oggi le condizioni di gara siano quasi ideali per questi piloti che oggi si sfideranno in questa prima manche della moto estate naked. Bandiera verde a fondo gruppo che segnala che tra poco si potrà dare l'inizio a questa prima manche della naked. Motori accesi, gas a manetta, si parte, partito molto bene. Nicola Ruggero all'esterno con la sua MV Agusta gialla del Tingi Motorsport, con Gaggiolo che prova subito ad andare a mettere le sue ruote davanti. Una grande staccata di Rodolfo Gaggiolo, che si prende quindi il comando della gara mettendo subito la sua Triumph davanti all'MV di Nicola Ruggero, quindi mettendo subito il suo sigillo alla prima curva di questa gara, mentre Gelsomino è in lotta con Cristian Battini per la quarta posizione. Si stanno sfidando, mentre là davanti Bruno Walter con la sua moto rossa e blu sta cercando una fuga in solitaria, cercando di tenere stretto il trenino dei primi due che già stanno iniziando a volare. Ruggero prova l'attacco qui nel cambio di direzione della seconda variante di Varano, un punto difficile in cui passare, soprattutto se la si prepara all'esterno, una variante molto stretta, si ha poco spazio per poter infilare la moto e andare a fare un sorpasso lì. Sì, solo poche curve, ma vediamo già che i primi due, Ruggero e Gaggiolo, hanno già preso un discreto margine sugli altri, proprio testimonianza del fatto che hanno un passo un po' più rapido di tutti, come abbiamo visto già nelle qualifiche. Sì, infatti ce l'aspettavamo, non è nulla di nuovo. Certo è che quando questi due guidano la gara in solitario là davanti, il terzo ha quelle fasi iniziali di gara in cui può cercare di andare a mettere le ruote nei punti in cui le mettono loro e andare ad allungare sugli inseguitori. Ruggero prova l'attacco adesso subito al secondo giro all'interno, ma Gaggiolo stacca veramente forte e va a tenersi stretta la prima posizione. Saranno 10 giri di fuoco, saranno 10 giri in cui Ruggero dovrà sudare 18 camicie per andare a mettere la sua MV davanti alla Triumph di Rodolfo Gaggiolo. Onboard camera nel frattempo sul parafango della Triumph di Stefano Righi, dal sound inconfondibile che ha svegliato la fauna locale oggi qui nel corso di questa gara. E Gaggiolo sta facendo una manovra abbastanza difensiva, se noti. Sì, chiude tutte le linee, quello che deve fare. È ovvio che qua Ruggero ha un vantaggio perché può studiare tranquillamente, insomma, il suo avversario. Bisogna vedere quanto ne ha, insomma, che margine ha sul passo, perché mi sembravano piuttosto vicini anche in qualifica. Sì, diciamo che sul giro secco Ruggero sembrava averne molto di più in qualifica, mezzo secondo. Intanto c'è il lungo di Righi che viene passato da Marchesi, che guadagna l'ottava posizione, quindi perde una casella il pilota a bordo di Triumph. E dicevo sì che dalla qualifica si è vinto che probabilmente Ruggero ne aveva di più, e Gaggiolo ha fatto quello che doveva fare, ovvero mettersi subito davanti in partenza e cercare di tenerselo dietro. C'è da dire anche che se andiamo a vedere come era finita la gara di Modena dello scorso round, Gaggiolo ne ha avuto tanto di più in gara, e non sempre le qualifiche poi si rispecchiano in quello che sarà la gara successiva. Tra l'altro stavo notando questa cosa, tu hai mai corso a Varano? Ho corso, ma sono passati parecchi anni. Tanto attenzione, Walter Bruno subito all'attacco di Battini, all'attacco, si sta difendendo molto bene Cristian Battini lì davanti a Walter Bruno. Mi ricordo che Bruno si trovava però in terza posizione, ci deve essere stato un sorpasso da parte di Cristian Battini, forse non inquadrato dalla regia, quindi tutto da rifare per Walter Bruno, che adesso vede sfumare la chance di salire sul podio. Imbarcata in uscita dalla parabolica, e al limite anche perché dietro di lui c'è questa zecca fastidiosissima di nome Papa, di cognome Gelsomino. Ho invertito nome e cognome, ma la sostanza comunque quella è. E gli sta mettendo tanta pressione al pilota del team Speedy Bike, e si è visto proprio dall'errore che per poco non lo lanciava per prati, per poco non finiva nel fiume che scorre a pochi metri dall'autodromo di Varano. E questo forse può dare un campanello d'allarme sia a Bruno e sia un'iniezione di fiducia a Papa. Quando vedi che l'avversario davanti a te è al limite, sai, sei più invogliato ad andare a passarlo. Assolutamente, facile poi quando l'avversario fa un errore del genere, poi guadagnargli qualche metro, quello che sta facendo adesso, poi è difficile in questo caso per Bruno andare a recuperare quei metri che ha perso, una ventina di metri abbondanti, anche, forse anche 50. Intanto rivediamo questo spettacolare replay in super slow motion a 240 fotogrammi al secondo della partenza. Fabri, commentalo tu. È incredibile l'impennata di Battini,
sono immagini stupende, veramente. Me le farai anche a me qualche volta il CEV? Guarda, se viene a farlo in Italia, sì, perché la Spagna è un po' lontana. Okay. Però potremmo combinare e fare un bel weekend a Valencia. Ci pensiamo okay, per l'anno prossimo. Davvero belle queste immagini. Ci è venuto in mente solo questa gara di mettere la telecamera alla prima curva, e devo dire che le immagini che ne sono uscite sono davvero spettacolari. Qui stiamo vedendo il tentativo di attacco di Nicola Ruggero al secondo giro di gara. Mi fa strano notare come Ruggero vada così tanto all'interno per cercare l'attacco. Io credo che non stia cercando proprio l'attacco, sta amministrando secondo me un pochino sulla staccata. Ha trovato il guanto che si era aperto, è vero, in particolare. E quindi secondo me, uscendo un pochino in traiettoria, cerca di vedere un po' il suo avversario cosa fa e studiarlo. Papa intanto prova un attacco impossibile all'esterno della parabolica. Se ci riesce io mi alzo e me ne vado, ti lascio qui da solo a commentare. Allora vattene. Sembrerebbe esserci riuscito, perché non vedo più Walter Bruno, che è rimasto all'interno a resistito come un leone, rino adesso in staccata alla variante. Si toccano anche i due. Contatto tra Papa e Bruno. Chi ne la peggio? Walter Bruno, che finisce lungo alla seconda variante per Prati. Tutto da rifare. Perso il treno, persa ogni chance di andare a prendere lì davanti Papa. Ed è stato un contatto un po' strano, perché erano tutte e due lì alla fine. Diciamo che io avrei lasciato un attimino il freno e avrei rallentato un po'. Però secondo me, se fosse stato, diciamo, il pilota che è uscito qua di pista, invece ha voluto insistere, però l'altro era già davanti, quindi aveva dalla sua il vantaggio di avere qualche metro. E intanto Ruggero continua a studiare il suo avversario. Siamo ormai arrivati al giro di boa di questa prima manche della Moto Estate Naked, e inizia a farsi sempre più sotto, inizia a mettere sempre più paura, inizia a dare sempre più fastidio a Rodolfo Gaggiolo. Chissà che davvero non sia una manovra psicologica quella che sta facendo Nicola Ruggero in questa prima fase di gara. Beh, sicuramente poi passare sul rettilineo dei box e vedere sempre il distacco uguale giro dopo giro ti fa un pochino innervosire, e magari ti fa perdere un po' di fluidità di guida, che è quella che poi ti fa fare il tempo sul giro. Nel frattempo Stefano Righi continua ad amministrare la sua gara in nona posizione, ormai dopo quel lungo lì che l'ha visto perdere diversi secondi ai danni del suo avversario Marchesi, che l'ha passato proprio in quel frangente. Sembrerebbe ormai intenzionato ad andare ad amministrare questa posizione, anche perché non vedo la possibilità per Stefano di andare a prendere Marchesi, anche perché se andiamo a vedere i tempi comunque Righi sta girando in 1.18, Marchesi in 1.16, quindi ci sono due secondini abbondanti di distacco tra i due. Certo, quello lì è il giro migliore, ma il passo non credo sia particolarmente diverso. Nel frattempo Walter Bruno conferma un po' quello che avevamo visto in questa prima fase di gara, ovvero una differenza velocistica un po' più marcata rispetto agli avversari. Infatti Battini gira in 13.7, Papa 13.6, quindi un pochino più veloce di Battini davanti a lui, e Bruno 1.14.3. Quindi Papa ha senz'altro fatto bene ad andare a passare, o comunque a cercare il sorpasso su Bruno. Però sì, aveva un mezzo secondo abbondante di margine, quindi ci stava, insomma, liberarsi, diciamo, dell'avversario il prima possibile. Anche perché stava iniziando a perdere il treno di Christian Battini là davanti, che iniziava ad allungare il gap che lo separava da Bruno in quarta posizione. E Papa, se non voleva perdere la chance di salire sul podio, doveva a tutti i costi sferrare un attacco lì in quel frangente di gara. Continuano in solitaria questi due, incollati, francobollati, vicinissimi, quasi sulla stessa moto, a danzare tra le curve del circuito di Varano da 6 lunghi e interminabili e intensi giri, con Ruggero che continua di nuovo ad affacciarsi all'interno. Questa volta forse è la volta buona in cui sferra l'attacco su Rodolfo Gaggiolo, che stacca comunque fortissimo. Non so tu, ma io ho visto la moto di Ruggero comunque spazzolare, muoversi sul posteriore. Questo mi fa pensare che forse in quel frangente lì fosse davvero al limite. Intanto è uscito fortissimo dalla prima curva, tenta un attacco all'esterno della parabolica, va a chiudere anche il punto di corda all'interno. Cosa ha fatto Nicola Ruggero? Passato, incredibile. Che manovra pazzesca che ha fatto su Rodolfo Gaggiolo, una confidenza inimmaginabile in staccata all'esterno alla curva parabolica, con Rodolfo Gaggiolo che sta ancora pensando forse come ha fatto a passare lì e ad andare a chiudere la traiettoria all'interno. Spettacolare, davvero spettacolare il sorpasso di Nicola Ruggero. E io inizio a pensare che
non avesse modo di passare alla prima curva. Inizio a pensare che fosse abbastanza impiccato l'instaccata, che si sia dovuto inventare questo fantasso al passo, quella esterna. Ma ho un'idea un po' diversa, però effettivamente il fatto che l'abbia provato poi alla seconda curva ci può stare con la tua teoria. Però mi sembrava che uscisse proprio più veloce l'ultima curva e forse avesse anche un vantaggio anche in termini un pochino di motore rispetto all'avversario, quindi ci poteva stare, ecco. Sì, forse è vero, come dici tu, ha approfittato della superiorità tecnica del suo motore, che qualche cavallino in più ce l'ha, unito magari a un errore in uscita di Rodolfo Gaggiolo, ha visto la possibilità di buttarsi davanti, l'ha colta al volo, non ci ha pensato due volte a buttarsi dentro in staccata e ci è riuscito. Qua è interessante anche vedere la differenza proprio di guida, la posizione di guida, un pochino più old style, se mi permetti, per Gaggiolo, che piega un pochino di meno il braccio interno, un pochino più teso, e un pochino più moderna la guida di Ruggero, che invece esce un po' di più dalla moto, anche con il busto, e carica di più l'anteriore. Ne sai qualcosa tu di stili di guida? Un po' appassionato, e poi un po' per la Riding Evolution Style, sempre della Riding School, che abbiamo iniziato a fare quest'anno. Sì, ricordiamo appunto, come diceva Fabrizio, che la sua attività nuova di quest'anno, al di là dell'attività di guida agonistica, di pilota, è quella di questa nuova scuola, la Riding Evolution Style, una scuola per evolvere il tuo stile, che ha lanciato proprio quest'anno e sta avendo un successo incredibile. Sì, sta andando molto bene. Poi insomma, tutti i ragazzi che vengono a provarla, alcuni ritornano e vedono proprio l'utilità poi in pista a livello sia di posizione di guida ma proprio anche di tempi sul giro, quindi rischiare di meno e andare più forte. Mentre parlavamo di stile, avete potuto apprezzare il replay delle partenze, in cui avete ammirato la partenza straordinaria di Gaggiolo, che si è portato in testa a questa corsa, e poi a seguire le partenze di tutti gli altri. Qui possiamo rivedere l'onboard camera dalla moto di Nicola Ruggero per cercare di capire se abbia effettivamente sbagliato qualcosa in partenza. Sembrerebbe di no, sembrerebbe solo che Gaggiolo ha fatto una staccata veramente al limite qui alla prima curva, ha osato qualcosina di più, anche perché Gaggiolo non poteva far altro che osare, anche considerando il fatto che Ruggero ha già 5 punti di vantaggio. Andando a vincere questa gara, Gaggiolo avrebbe potuto pareggiarli. Andando a perdere questa gara, i punti diventavano 10. Questo significa che, considerando che comunque non hanno avversari questi due in questo campionato, quindi si giocano la gara sempre tra loro, 10 punti di vantaggio significano 2 gare per poterli recuperare. Esatto. E la situazione inizia a farsi davvero molto più difficile. Intanto lungo di Ruggero, lungo la prima curva, non me l'aspettavo. E questo mi fa pensare davvero che stia guidando al limite, stia cercando di fuggire, di scappare da Rodolfo Gaggiolo. Sì, perché forse è l'unica cosa che può fare in questi ultimi due giri di gara, ovvero creare il vuoto dietro di sé e dare il colpo di grazia al suo avversario per andare a conquistare una volta per tutte questa prima posizione. Nel frattempo Gelsomino Papa, con la sua Aprilia Tuono Nera inquadrata proprio adesso, ha fatto 4 giri di fuoco stile Ghost Rider, con la scia di benzina infiammata dietro la sua ruota posteriore. È andato a prendere Cristian Battini, sì, si è rifatto sotto e si è portato a soli pochissimi decimi di distacco dal suo avversario del TG Motorsport. Sì, è riuscito a girare anche più forte di un decimo al giro, e poi vabbè, avere l'avversario davanti ti aiuta anche un pochino, ti stimola per andare a raggiungerlo. Infatti vediamo che ormai l'ha preso, ci siamo. L'ha preso, manca un giro e qualche curva alla fine di questa gara, e la terza posizione, che sembrava ormai matematicamente assegnata a Cristian Battini, adesso è tutta da decidere, tutta da gustare in queste ultime curve che separano questi piloti dalla fine di questa gara. Tira il gas con due mani Cristian Battini, abbiamo visto il posteriore della sua MV muoversi un pochino, sintomo del fatto che al limite, soprattutto in una curva come la X, in cui ancora con la moto piegata devi aprire il gas e cercare di uscire il più forte possibile per arrivare forte all'ingresso del ferro di cavallo e avere una traiettoria ideale per affrontarlo. Papa ha perso qualcosa per questo ultimo frangente. Ha fatto qualche errore, non sono riuscito a vedere bene, però ha perso qualche metro. Adesso vediamo se riesce a recuperare in staccata. Sì, qua si fa molto sotto, ha una confidenza in staccata alla prima curva impressionante. Gelsomino Papa nel frattempo è iniziato l'ultimo giro di questa gara. Torniamo on board sulla moto del leader di questa gara, il leader del campionato, colui che forse quest'anno potrà arrivare ad alzare in mano la coppa iridata di campione della Moto Estate Naked 2016. Sicuramente questo risultato che sta andando a concretizzare in queste ultime curve che lo separano dalla bandiera a scacchi. Non molla Gaggiolo. Sono 5 punti
punti fondamentali che gli permetterebbero di allungare su Gaggiolo. Gaggiolo è lì a pochi decimi di distacco, ma a meno che non commetta un errore Ruggero. Oh, si avvicina tanto Gaggiolo, si avvicina tanto, ma non quel tanto che basta per andare a decretare Nicola Ruggero vincitore di questa prima manche della Moto Estate Naked 2016, quarto round sul circuito di Varano. Una vittoria straordinaria per Nicola Ruggero, che trae al traguardo davanti a Rodolfo Gaggiolo. Una vittoria sudata, conquistata con la forza, meritata alla fine della fiera. Una vittoria che davvero ci sta. Sì, hanno fatto entrambi quello che dovevano fare, perché Gaggiolo ha cercato di imporre il suo ritmo, ma ne aveva qualcosa di più Ruggero, l'ha dimostrato verso il finale di gara. Sicuramente una grande gara, mentre Battini chiude in terza posizione e festeggia felice il suo podio in questa giornata. Papa ha chiuso quarto, Bruno ha chiuso quinto, ormai una gara solitario, visto il terreno perso dagli avversari dopo quel contatto con Gelsomino. E adesso ha finito, conclude adesso la sua gara Walter Bruno, transitando sotto il traguardo con la sua moto del team Speedy Bike di Alberto Corradini. Una gara che ci ha regalato scintille come sempre lì davanti. Bella davvero, veramente una bella sfida. E Ruggero si è fatto, ha dimostrato un po' quel margine che aveva secondo me in qualifica, quel mezzo secondo lì poi è venuto fuori verso il finale, però entrambi hanno fatto un ottimo lavoro. Poi andando a vedere i tempi sul giro, i migliori tempi, mi fa specie notare che comunque nonostante l'inizio di gara difficile, Ruggero poi quando ha avuto pista libera ha fatto un tempo della Madonna. Sì, è riuscito a tirar giù 7-8 decimi rispetto alla sua pole, quindi sicuramente è andato al massimo. Di solito si gira un pochino più lenti in gara che in qualifica, almeno 3-4 decimi è normale, invece in questo caso vuol dire che la gara è stata veramente tirata al limite. 1-11-0 per Ruggero in questa gara, 1-11-6 per Gaggiolo, che forse ha mollato gli ultimi giri, forse no. Comunque Ruggero, quando ha fatto quel giro veloce, ha dato 6 decimi buoni all'avversario. Come dicevamo, terzo classificato Christian Battini, seguito da Papa Gelsomino a pochi decimi di distacco, Walter Bruno in quinta posizione, Roberto Fincato sesto, Pier Giacomo Vitali settimo, Filippo Marchesi ottavo e Stefano Righi nono. Una vittoria importantissima per Nicola Ruggero, che così dopo questa prima manche si riporta, anzi allunga il suo vantaggio sull'avversario con 3 vittorie contro una vittoria di Gaggiolo, e adesso si trova con 10 punti di vantaggio su Gaggiolo quando mancano 2 gare alla fine. Questo significa che se Ruggero vincerà un'altra gara sarà matematicamente campione. Oddio, matematicamente no, perché no? Comunque dovrà concludere la gara successiva in seconda posizione. Diciamo che gli basterà arrivare secondo. Potrà togliersi un pochino dalla lotta con l'avversario, perché comunque avrà i punti che gli bastano per vincere il campionato. Esatto, quindi ci aspettiamo un Rodolfo Gaggiolo che darà il tutto per tutto in gara 2 per andare a vincere questa seconda manche e mettere di nuovo e ridurre di nuovo a 5 punti il distacco rispetto a Nicola Ruggero. Noi nel frattempo vi salutiamo. Non è tutto qui dall'autodromo di Varano, perché tra poco ci sarà anche la seconda manche. Se volete andare a vedere le gare, cliccate sul nostro canale YouTube racebooking.net, dove troverete tutte le gare di questa giornata. Da Alberto Fontana e Fabrizio, ci vediamo alla prossima gara. Ciao a tutti.